Seconda Prepaglio, quella di Porto Enzo, siamo con il vincitore capoluogo del Canaletto, Daniele Mascolo. Daniele, intanto prima di parlare della Prepaglio, ti fai conoscere un po' dalla gente, da una casa d'identità sportiva, ecco. Sì, grazie Patrizia. Allora, io nel palio non ci sono da molto, questo è il mio secondo anno nel palio, però i remi è un po' che ce l'ho in mano e questo è il settimo anno che vogo. Sono nato e cresciuto alla veloce nel canottaggio, è dal 2015 che vogo lì, quindi diciamo che sono nato nel sedile mobile. E questo è il secondo anno che sono nel palio, sono sempre stato a Canaletto, una borgata qui mi ci trovo bene. Sono un po' nuovo di questo mondo anche perché l'anno scorso è stato un po' un anno particolare per via del Covid, abbiamo disputato solo l'unico palio, però è stato anche particolare come gara perché come tutti sappiamo Canimare Canaletto arriva a photo finish così, con tutta l'attesa, tutta l'ansia, ovviamente un po' d'amarezza da parte nostra, è stato comunque un anno particolare l'anno scorso, però quest'anno con tutte le prepalio sicuramente sarà un anno più emozionante. Ecco, hai parlato dell'anno scorso, ritorniamo un po' un passo indietro. Che cosa significa, cosa c'è significato per fare un palio con poco pubblico e senza prepaglio, e invece cosa significherà quest'anno avere tutto il palio con il pubblico e soprattutto il prepaglio? Beh, l'anno scorso, sia che era il mio primo anno, sia che insomma l'unica gara che ho fatto è quella del Palio del Golfo, è stato un po' l'anno freddo, se posso definirlo così. Cioè, proprio siamo arrivati al Palio freddi, senza mai aver vissuto un'esperienza da Palio, senza mai aver vissuto un'esperienza da pre-Palio. Ovviamente avendo vissuto il Palio del Golfo da spettatore fino a quell'anno lì, si capiva che non era il vero palio del golfo, però comunque stare dall'altra parte per la prima volta era comunque un'emozione. Però quest'anno con tutte le prepalio respiriamo totalmente un'altra aria, cioè, Ecco, sentiamo proprio l'aria da palio, insomma. parliamo già della gara di ieri a Porto Venere, di domenica a Porto Venere. Che gara è stata? Avete vinto, però che gara è stata? La gara sinceramente è iniziata modo un po' strano, sia per il problema che abbiamo avuto che tutti hanno avuto per le bandierine, per l'incidente che c'è stato nel campo di gara, quindi insomma tutti i dubbi sull'allineamento delle bandierine del campo di gara. La gara è iniziata, insomma, al contrario di come ce l'aspettavamo, eravamo addirittura ultimi all'inizio, però abbiamo reagito bene in qualche modo e siamo riusciti a venire via e a fare comunque una bella gara. Perché insomma il Porto Venere lo temevamo dalla gara di Tellaro e le barche comunque che ci hanno preceduto sono sicuramente barche importanti, barche da temere, bisogna sempre stare attenti, non bisogna mai abbassare la guardia nonostante comunque c'è un vantaggio, però mai star tranquilli, anche perché siamo inizio stagione, ce n'è ancora. Due prepaglio, che bilancio hai già dato fino adesso? Che bilancio dici? Sì, tra Tellaro e Porto Venere, ecco, un tuo bilancio di questi due prepaglio. Beh, per ora positivo, un bilancio positivo, non c'è da dire altro, ovviamente tutti puntano alla vittoria. Però soprattutto quella di Tellaro era una vittoria, però ancora un po' incerta per via del mare. Questa sicuramente è stata una gara secondo me migliore, l'ultima di Porto Venere. Siamo riusciti a esprimerci un po' di più nonostante le difficoltà, però secondo me sono ancora poche per fare un vero bilancio di tutta la stagione, sono ancora due, però la strada è sicuramente giusta. L'ultima domanda, domenica si batte a Lerici, che gara sarà? La gara di Lerici sicuramente ce l'aspettiamo diversa da quest'ultima, penso per il mare magari molto più simile a quella di Tellaro, quindi ci sarà un po' più da giocare sulle onde, però sicuramente arriviamo con la stessa testa di ieri. L'obiettivo è sempre quello, vincere, stare davanti, però bisogna anche mantenere una certa umiltà e stare attenti a tutti. Chiunque può dar fastidio, chiunque può mettersi davanti, si può arrivare primi, secondi, terzi, bisogna avere sempre quella testa lì. Grazie mille. Grazie a te.